Buongiorno dalla redazione di Infofermo. Oggi giovedì 7 novembre 2013 partiamo con il Messaggero. Al centro della pagina il presidente Cesetti. Cesetti, taglio province non è costituzionale. Il presidente chiama a raccolta i parlamentari marchigiani sulla protesta. E quindi si tratta ancora del disegno di legge del ministro Delrio che secondo il presidente della provincia è incostituzionale. Andiamo a vedere invece quello che accade in merito alla sosta vietata al Tribunale. Sosta vietata al Tribunale, ricorsi contro l'ordinanza e quindi c'è una mobilitazione per quanto riguarda il provvedimento adottato dal prefetto Zarrilli. A Porto Sant'Elpidio, caso Castagno, sospeso lo sfratto dei commercianti. Procedimento sospeso e questa è la comunicazione che l'ente ha notificato nei giorni scorsi al Castagno SRL, quindi ai negozi all'interno del village di Casette d'Ete. Per quanto riguarda Porto San Giorgio, statale troppo rumorosa, i residenti ora protestano, la mancata installazione dei pannelli fonoassorbenti sta creando forte disagio. E invece a Porto Sant'Elpidio, licenza Diamante, si attende l'autorizzazione per l'hotel. Scadono i termini per le osservazioni sul progetto della struttura polifunzionale Diamante che sorgerà nell'area adiacente il casello autostradale Elpidiense di proprietà dell'azienda Lori Blu. E con questo, con il Messaggero abbiamo concluso. Passiamo al Corriere Adriatico. Sempre la sosta davanti al tribunale. Flaiani assurdo, previsto pure l'arresto. L'avvocato dei commercianti e dei residenti dopo l'ordinanza sulla sosta vietata davanti al tribunale. E quindi si riaccende la diatriba sui parcheggi vietati davanti al tribunale dopo il provvedimento della prefettura. In seguito anche alle minacce ricevute dal nuovo procuratore Domenico Seccia, torna il divieto di sosta. Questa volta però i residenti e i commercianti non ci stanno e dicono che queste misure vanno prese dal comune. Se non fanno retromarcia, siamo pronti a denunciare. Viene richiesta una commissione d'indagine sull'urbanistica. A richiederla da via Respighi a Casabianca e San Michele, appello al sindaco Brambatti dei consiglieri d'opposizione Rastelli e Cerretani, che dicono che nonostante il sindaco e l'assessore provino ogni giorno a sostenere il contrario, il fallimento della politica urbanistica è nei fatti. E troviamo anche qui la notizia relativa alla provincia. Cesetti affila le armi per salvare la provincia. Disegno di legge Delrio, il presidente pronto alla battaglia dopo il summit a Roma. Si riaccende la protesta su Via Mario, Antenna nel mirino, il comitato in campo. Aspettiamo da 8 anni, ora basta, lì c'è pure una scuola. E quindi riprende la battaglia dei residenti di Via Alberto Mario a Fermo. Nessuna comunicazione sul tecnico incaricato dal comune per redigere un piano sui ripetitori. E c'è anche una parte che riguarda lo storico di questa protesta. Il consiglio di Cernita già pensa alla cavalcata, il sindaco occorre operare in armonia e quindi si è riunito il consiglio di Cernita per organizzare la cavalcata 2014. A Patto assessore nel mirino, questo è il caso, restauro di una chiesa alla Pedona, la CNA contro Massucci, vittoria inopportuna. E per CNA si intende un'azienda costruttrice appunto di Pesaro. CNA Costruzioni di Pesaro che ieri ha effettuato una presa di posizione ufficiale nei confronti di un assessore provinciale di Fermo, in particolare di Guglielmo Massucci, perché l'amministratore provinciale, che è anche restauratore, ha vinto la gara di appalto con la sua ditta. E si stanno mobilitando i sindacati, 3 incontri per preparare lo sciopero. I sindacati si mobilitano in vista del 15, assemblea a Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Servigliano. Quindi chiamano a raccolta gli iscritti, c'è cioè una calendarizzazione degli incontri prima del 15. A Porto Sant'Elpidio l'ex FIM è ferma, comune preoccupato. Tutti in attesa delle novità sulla bonifica per poter stabilire insieme la strategia da adottare. Uno stallo senza fine, la provincia aspetta i risultati delle analisi prima dell'accordo. Partono stasera lezioni d'autore, c'è Crepè al Teatro delle Api alle ore 21, torna a parlare futuro, un ciclo di incontri con gli studiosi nei campi della filosofia, dell'architettura, dell'economia e dell'arte. E chiudiamo con appunto la questione di Porto San Giorgio, stagi del trambusto sulla 14, l'installazione dei pannelli salta via Brunelleschi e scattano le proteste. Nell'installare i pannelli contro l'inquinamento acustico, la società Autostrade ha saltato via Brunelleschi a Porto San Giorgio e quindi i residenti hanno preparato un esposto inviato al sindaco Nicola Loira.
e dal Corriere Adriatico abbiamo terminato, passiamo al resto del Carlino. L'apertura è dedicata al tribunale, alla sosta davanti al tribunale, divieto di sosta irregolare, pronto un nuovo ricorso al TAR. Il comitato contesta anche l'ultimo provvedimento per Corso Cavour. Sembrerà strano, ma da quando si è iniziato a parlare di divieti di sosta davanti al tribunale è accaduto di tutto, dalla bomba carta sul retro dell'edificio alle minacce del nuovo procuratore. Questo è l'attacco dell'articolo del Carlino sull'argomento. Troviamo Fermo Libera che chiede una commissione d'indagine, quindi il caso dell'urbanistica nel caos, i consiglieri Rastelli e Cerretani su Via Respighi e i lotti di Casa Bianca. Il ripetitore è ancora lì, dimenticata la promessa di spostarlo altrove. Via Mario, il comitato torna alla carica. Troviamo sempre Cesetti, spacca, i nostri parlamentari difendano subito le province. Cesetti resta preoccupato per il disegno di legge Delrio. E vediamo che invece c'è stata la prima udienza che è stata prontamente rinviata del processo che vedeva imputato anche l'ex assessore Tappatala. Slitta il processo a Tappatala, Ned Silicon chiede un maxi risarcimento centrale, Pesaresi arrabbiato, tempi ormai biblici. E vediamo che è stato rinviato a giudizio l'ex assessore per diffamazione e disturbo della quiete pubblica, una denuncia che risale al 2009. E appunto Pesaresi è l'amministratore delegato della ditta Ned Silicon. Appalto e assessore qualcosa stona, il caso la CNA di Pesaro contesta l'assegnazione dei lavori in una chiesa di Lapedona. La risposta dell'assessore provinciale Guglielmo Massucci: sono amministratore pubblico da 40 anni senza ricevere retribuzioni sul lavoro, sempre guadagnato onestamente. Andiamo a vedere a Porto San Giorgio il fatto di cronaca: rubate nella notte 200 paia di Hogan, maxi furto nella boutique di Alberto Formentini. Il bottino è di 30.000 euro. Quindi i ladri si sono intrufolati nel cortile del palazzo di Via Oberdan in cui si trova il negozio. Hanno forzato una porta e sono entrati in uno scantinato contiguo al magazzino del negozio. Il unico collegamento tra i due locali, una finestrella dalle dimensioni di 25 cm per 80. Da qui i ladri si sono introdotti nel magazzino per trafugare le scarpe. E c'è un caso, insomma, positivo: l'agente eroe dona il premio ai bisognosi. Si tratta dell'agente della stradale che aveva, nel giugno scorso, aveva appunto, durante l'incendio in galleria, salvato 13 persone intossicate. Ha ricevuto in premio un cronografo, l'ha donato all'associazione Fermana Il Ponte. Andiamo a Porto Sant'Elpidio: morte al rave party, blitz in casa di due fermani, caccia agli organizzatori, i carabinieri sequestrano computer, tablet e cellulari. E ricordiamo il fatto di cronaca: la vittima Diego Lucchetti, 18 anni, di Loro Piceno, è morto all'alba di domenica 8 settembre sul Monte Faito, dove era in corso un rave party. Il ragazzo è stato schiacciato da un'auto mentre dormiva. E le indagini: la procura indaga anche per far luce sulla festa non autorizzata. Ben 68 sono le persone che sono state iscritte nel registro degli indagati per il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico. Era questa l'ultima notizia per la rassegna stampa di oggi dalla redazione di Infofermo. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento, come di consueto, a domani mattina.